Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, c'ho la voce di sonno perché mi stavo andando a coricare. Ovviamente è impossibile. Allora, ragazze, c'è un messaggio importantissimo per il collettivo. E stanno bombardando i maestri, e ve lo dico, stanno bombardando proprio perché ce la dobbiamo proprio fare. Cioè, o sì o sì. Nel senso, non ci sono scorciatoie, non... o sì. E quindi, essendo al servizio dei maestri, io sono qui che vi passo l'informazione. Allora, che è successo? Vi racconto un attimo. Stavo per andare a letto, ho sistemato il fuoco, il camino si stava spegnendo, e a un certo punto ho canalizzato una parte del Vangelo di Luca. C'avevo queste parole nella testa. Allora, ve le leggo perché le ho scritte, perché a un certo punto ho detto ok, qua c'è un messaggio per le ragazze e i ragazzi. Allora, partiamo da questo. Allora, avevo nella testa: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici, ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Allora, ci stiamo addentrando nella porta stretta, da qui alla fine di gennaio, ma questo messaggio è sempre valido, è sempre valido al momento in cui lo guardi, perché chi è all'inizio del risveglio della coscienza, questo messaggio è valido anche fra 2 e 3 anni, ok? Ma dubito che la frequenza della Terra non impone un risveglio agghiacciante a tutti coloro che sono ancora in terza dimensione. Allora, sì, parto da questo, poi vi dico quest'altra cosa. Cioè, gli occhi di sonno veramente sono un attimo. Allora, la porta stretta è la porta della quinta dimensione. Che vuol dire porta stretta? Che noi, essendo in terza dimensione, stiamo facendo il passaggio dalla terza alla quarta. La quarta è una dimensione di passaggio, una zona di mezzo per arrivare in pianta stabile in quinta. Quindi chi era nella terza, ma tutte noi del nostro organismo siamo già in quarta, ok? Però chi magari nella terza fa il passaggio per andare in quarta e poi in quinta. La quarta è una fase di passaggio dove, dove il divino proprio tu lo senti, lo vedi, lo ringrazi, ti commuovi. La quinta è una fase dove, quando vedi il divino, gli sorridi e procedi per la tua strada, ok? Come facenti parte del divino, un'unica cosa. Ok, questo per dirlo un attimo in soldoni. Per quanto riguarda la porta stretta, che vuol dire che le nostre energie, i nostri corpi, le nostre energie diventano sempre più sottili. Sempre più sottili, come vi insegno sempre da anni ormai, più sottili, sempre più eleganti, il nostro corpo astrale sempre più elegante, sempre più sottile, sempre più raffinato. E quindi è come se dimagrissimo a livello di zavorre energetiche e ingrassassimo. Io non so se fare questi esempi macchironici, mi stanno facendo vari maestri, mi vengono questi esempi. E ingrassassimo a livello proprio di energia luminosa, a livello dell'assoluto, no? Forse l'esempio non era dei più congeniali, però insomma, il senso qual è? Per passare dalla porta stretta bisogna assottigliare, alleggerire. Quindi questo è il senso, alleggerire da cosa? Zavorre emozionali. Zavorre emozionali sono rispetto alle paure, ai rancori, ai desideri egoistici, alle angosce relative a ai desideri egoistici di natura proprio a vantaggio personale, rabbia, rancori, colpe, sensi di colpa. Ok, tutta sta roba qua ci abbiamo già lavorato su. Questa roba qua sono zavorre pesanti, facenti parte della terza dimensione, della dualità, dove non si sente il contatto con la propria divinità. Ok, la porta stretta significa fare il passaggio da quella porta, si può soltanto togliendo queste zavorre qua. Ok? Tant'è che nel Vangelo di Luca dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Molti chi sono? Sono le emozioni negative, va bene? E tutti coloro sono pregni di emozioni negative e stanno in terza dimensione. Ok.
Quando il padrone di casa si alzerà, chi è il padrone di casa? L'io sono, il sé superiore, l'anima tua che ti incarna. Ok, quando il padrone di casa si alzerà, il tuo sé superiore, l'anima, e chiuderà la porta, quando il tuo sé superiore chiude la porta a queste emozioni negative, le emozioni negative rimaste fuori, e dice voi rimasti fuori, le emozioni negative cominceranno a bussare alla porta, dicendo, Signore apri, cioè a te ti dicono apri, 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 ma il tuo sé superiore che è incarnato dentro di te in pianta stabile dirà, ma chi siete? Di dove siete? Allontanatevi da me. Voi operatori di ingiustizia, cioè voi emozioni negative, operatori di ingiustizia, ok? Che succede? Che voi, noi stiamo facendo questo passaggio nella porta stretta. Una volta passata questa porta stretta, queste emozioni negative si possono riaffacciare bussandoti, ok? Dove sta l'esame? Dove sta la prova? Dire, ma chi sei? Scivolare addosso, cioè farsene scivolare addosso, ok? Sì, infatti me l'ho scritto, gli operatori di ingiustizia, emozioni basse e dense della terza dimensione. Quindi che in questo momento, in questo passaggio della porta stretta, anche quando ci passiamo alla porta stretta, si ripresentano voi come esami. Voi non saprete più chi sono queste emozioni negative, d'accordo? Ok. Allora, poi le altre frasi che mi venivano mentre pensavo a questa cosa era totale distacco da tutto ciò che accade all'esterno. Perché rispetto a queste emozioni negative che ti possono bussare, come ti bussano le emozioni negative? Ti bussano perché, vi spiego, la frequenza di Gaia, di Madre Terra, del pianeta Terra, sta passando in una dimensione altissima e tutte le sue creature all'interno, quindi noi esseri umani, oltre a tutte le creature che sono più evolute di noi, animali, piante, molto più evolute. Dal punto di vista proprio, sì, perché cioè, sì, vabbè, non entro nel merito in questo, ok. Gli esseri umani, quindi il pianeta Gaia si sta passando in pianta stabile, una dimensione altissima, e tutte le sue creature all'interno. Come vi ho sempre detto, come mi diceva la mia professoressa di anatomia, dottoressa La Rocca, Dio o ti accompagna o ti trascina, va bene? Quindi per forza dobbiamo entrare là dentro, nella porta stretta, ok? Che succede? Che essendo il pianeta Terra investito di una luce enorme, cosa fa la luce enorme? Determina degli squilibri psicofisici all'interno di noi, quindi anche dei dolori strani che pensavate di non avere, delle cose strane, sono tutti, la maggior parte ovviamente, no? La maggior parte di queste sensazioni fisiche sono un adattamento del corpo fisico, eterico, astrale a questa frequenza altissima della Terra, ok? Che poi fondamentalmente è l'unione col sé divino, ok? Perché fa male il corpo? Che è corpo fisico, corpo eterico? Perché fa male? Perché le emozioni, corpo fisico, eterico, astrale, nelle emozioni che sono il corpo astrale, sono legate le zavorre, questi qua, queste zavorre qua che fanno parte delle rabbie, le paure, le angosce. Ok, fa male perché si stanno staccando queste zavorre qua. Ok. Allora, siccome la luce illumina tutto, anche le schifezze, devono essere illuminate le schifezze, cioè queste zavorre qua, per essere trascese, per essere eliminate, no? E di conseguenza, la luce sta intervenendo in tutte le vostre cellule. Questo intervento della luce in tutte le vostre cellule non è una cosa semplice. Cioè, quando interviene la luce può far più o meno male a seconda delle zavorre che ci avete attaccate. Ok? Psico e fisicamente. Quindi, nel momento in cui la luce investe il pianeta Terra tutto, porta alla luce appunto le cose meravigliose, ma anche le cose meno belle. Tutto l'oscuro deve essere portato alla luce per essere trasceso. Quindi, le ferite vengono amplificate in questi giorni, in questi tempi, nel momento in cui magari, ripeto, in qualsiasi video, in qualsiasi momento tu guardi questo video, le ferite vengono amplificate. Perché?
per essere trascese. E l'esame, le ferite sono legate a tutte queste sensazioni di abbandono, rabbia, tristezza, desideri egoistici, di rivalsa perché siamo stati abbandonati, siamo stati traditi e quindi abbiamo desideri egoistici relativi al desiderio di rivalsa. Vi spiego? Oh. Allora, ok, esami finali dello stesso argomento, la stessa materia, quindi ci sono in questo momento gli esami finali della stessa materia, di cose, siccome mi scrivete in tantissime, ma sono cose che le vivo io in prima persona, no? Su questo argomento, perché mi stanno succedendo le stesse cose? Che oh, pensavo di avere lavorato, no, no, questi sugli esami finali, cioè la porta stretta, vabbè, rispetto a cose su cui già avevi lavorato, l'esame finale. Vediamo se hai capito. Come si fa? Distacco. Distacco. Il distacco. Nel momento in cui non c'è il distacco, siamo coinvolti a livello emozionale. Ma siamo tutti coinvolti a livello emozionale, più o meno quando è forte la cosa, no? Ok. L'unica cosa, non dare energia alle tue ferite. Va bene? Fluisci, piangi, fai... Ok. Dopo che fluisce e piangi, fatti una bella risata, vai a correre, fatti, non lo so, senti di musica classica, ok? Non dare energia alle tue ferite, è chiaro? Non date energia alle vostre ferite, ecco cosa significa totale distacco a tutto ciò che accade all'esterno. Dovete provare, va bene? Prima vi vivete la cosa e poi totale distacco, cioè non rimuginate sulla cosa negativa che vi sta succedendo, perché se prima le cose negative succedevano una volta all'anno, cose grosse, o una volta al mese, mo succedono ogni, cioè almeno personalmente, cioè sono esami di continuo, cioè una volta al giorno, una volta ogni 3 giorni, una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, cioè tutto, perché? C'è un'accelerazione di frequenza, perché la vita ti vuole... unita col tuo sé. Allora, quando vi capitano cose negative, ok, cose che percepite come in negativo, chiedetevi cosa il vostro sé superiore vi sta mostrando per diventare mature. Cioè, nel momento in cui vi succede qualcosa, dice, il mio sé superiore mi sta mostrando questa realtà. La vita mi sta mostrando questa realtà. Che è una realtà illusoria, perché cambia da un momento all'altro, perché ha a che fare con le tue paure inconsce. Quindi, che cosa la vita mi sta dicendo mostrandomi questa mia paura? Quale maturità devo avere per affrontare questa cosa? Quale maturità mi sta chiedendo la vita in questo momento? Allora, ci sono anime bambine, anche se hanno avuto centinaia di incarnazioni, e anime adulte, che ne hanno avute... centinaia all'ennesima potenza. Le anime bambine possono anche avere 80 anni, le anime adulte possono anche averne 18. Mi spiego? Oh. Quindi il senso della maturità qual è? La presenza a tutto ciò che accade, nella gioia e nel dolore, totale distacco, sia nella gioia, guardate che vi sto dicendo, eh. Totale distacco non vuol dire provare bellezza nella gioia che vivi, ma sai quel sorriso compiaciuto di bellezza, ok? L'euforia, più di tanto, l'euforia, dipende dal senso di euforia, va bandita in questa fase. L'euforia nella gioia, l'euforia nel dolore, va bandita, bisogna stare centrati, per quanto più possibile. È un esercizio, come vi dico sempre, se vai in palestra e alleni i muscoli del corpo, ti vengono i muscoli. Come i muscoli spirituali uguali, li devi allenare, ok? Che vi stavo dicendo altro? Totale distacco da tutto ciò che accade all'esterno, tipo succede una cosa e la persona di mio interesse non mi ha scritto per 12 ore, ok? E succedeva pure a me questo, Dio. Chissà che sta facendo, chissà che cosa è successo, e così, eccola. I film che vi fate nella testa alimentano situazioni negative che, grazie alla luce del pianeta Terra che sta investendo la Terra, la luce del cosmo che sta investendo la Terra per farla passare a una dimensione superiore, alimenterà ancora di più le tue, scusatemi il termine, pippe mentali, all'ennesima potenza. Non date energia e nutrimento a quei film mentali in negativo. Questo significa distacco. Non mi stai rispondendo? E forse è successo qualche cosa? E vabbè, non fa niente. Fiducia, totale fiducia.
Non è una cosa che riguarda te. Cioè l'esame dove sta? L'esame sta nel non fare che quella cosa riguardi te. Magari ha avuto un contrattempo, magari mi spiego? O magari stava girato di palle, scusatemi il termine, per altre cose. Non date energia a quell'emozione negativa, per favore. Perché lo so che vuol dire quella cosa, se no me la passerei, no? Oh, quindi, poi. Sì, passaggio in quinta dimensione. Infatti qua, sì, infatti qua vi ho detto, le zavorre non possono essere portate nella quinta dimensione, non è possibile. Sono energie sottili, quelle della quinta dimensione. Le zavorre sono pesanti, tirano giù, non passano nella porta stretta. Ok. Sì, quindi questo volevo dirvi principalmente. Tu stai riprendendo? Sì, ok. Adesso ragazze, io ci devo lanciare due oracoli qua perché due... È doveroso. Allora, sì, adesso sono rimbambita, fammi capire. Sì, queste, volevo queste, poi volevo questi, poi volevo i Sefirio, e no, i Sefirio, no, quegli altri volevo gli Starco, dove stanno? Eccoli. Allora. Vediamo un po' che ci dicono prima di tutto gli Osho Zen, va? Allora, rispetto alla porta stretta, al passaggio in quinta dimensione, vediamo un po'. Allora, mi date dei messaggi su questo, per favore? Canalizziamo messaggio per il collettivo, messaggio per il collettivo. Messaggio per il collettivo, messaggio per il collettivo, messaggio per il collettivo, per favore. Amichevolezza. Questa è la carta del Due di Coppe e dello Osho Zen. Cooperazione, 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 compassione, cooperazione, chakra superiori, compassione, cooperazione, condivisione, compassione, condivisione, cooperazione. Due alberi che cooperano. Quindi equilibrio delle nostre polarità interne. Va bene. Ancora, messaggio sulla porta stretta. Quindi entriamo nella porta stretta cooperando tra di noi. Amichevolezza, compassione, cooperazione. Ancora, senso di colpa, certo, queste sono le zavorre, vedi? Senso di colpa, questo è un 8 di spade, gli Osho Zen. Allora, qua mi sta dicendo che ci possono essere dei sensi di colpa, che è una zavorra legata a quello che vi ho detto adesso, alle zavorre che tirano anziché far andare in quinta dimensione, no? Quindi cooperiamo, cooperiamo, questa cooperazione porta a dissolvere i sensi di colpa, la rabbia. Desideri egoistici che ci vengono per il senso di rivalsa perché non siamo state, abbiamo percepito l'abbandono, il rifiuto da piccoli. Ok, basta. Ricordiamo che la sofferenza in questo caso non è necessaria. Va bene? Sono solo esami, test, prove che già abbiamo vissuto, ce la possiamo fare benissimo, ce l'abbiamo già fatta. Come diceva Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Nella misura in cui tu provi dolore, sei responsabile tu del tuo dolore, della tua sofferenza. O meglio, scusatemi, nella misura in cui tu provi sofferenza, sei responsabile tu della sofferenza. Stai scegliendo tu di soffrire e di non vedere il Dio che ti incarna e la bellezza che c'è intorno a te. Questo è imperativo, eh? Questo è imperativo per passare da quella porta, eh? Ok. Ancora. Vedi l'opportunità in ogni cosa che ti sta succedendo. E questa è la prova. Quindi o la capite o la capite. Bisogna capirla, punto e basta, perché dovete passare tutti in quinta dimensione. Ok? E io sto qua a servire questa cosa. Ok. Andiamo a vedere ancora. Io non vedevo l'ora che uscisse questa carta, la stavo immaginando da giorni. Questo è l'innocenza che è il sole dello Osho Zen. Qua c'è un anziano, un saggio, che guarda un animaletto, un insetto, non mi ricordo che insetto è questo. Qua c'è proprio la maturità raggiunta e della coscienza, l'innocenza.
Cioè, avendo fatto tutte le esperienze di limitazioni della realtà 3D, della dualità, passando per la porta stretta, tu sbocci con una saggezza infinita nel godere veramente di quello che è, nel vedere il miracolo della vita quotidianamente che si schiude davanti ai tuoi occhi. I tuoi filtri non sono più filtri sporchi, ma sono filtri puliti. Ok. Guardiamo sempre la realtà dei nostri filtri, eh? Quindi più sono puliti, e la luce che sta invadendo tutta l'umanità ti fa vedere le macchie che ci sono sui filtri. Ok. Andiamo a vedere ancora. Noi siamo il mondo, sentitevi parte col tutto. Qua c'è proprio Madre Terra, il pianeta Terra e tutta l'umanità intorno. Un piccolo passo che fate voi? Lo fanno centinaia di migliaia di persone. Il vostro coraggio è il coraggio di centinaia di migliaia di persone. Aiutate centinaia di migliaia di persone. Siamo uno. Uno. Come vi ho spiegato nel video delle forme pensiero, le forme pensiero di coraggio, di bellezza e di bellezza che avete vanno ad alimentare le egregore positive. E quando qualcuno ha bisogno di sostegno, il vostro pensiero di coraggio che è andato nell'egregora positiva, quel qualcuno a voi sconosciuto si servirà della stessa vostra forma pensiero e lo avete aiutato magari a non morire, mi spiego? Ok. Ok, andiamo a vedere un'altra Yosho Zen. Rallentare, sì, rallenta, ti dicono, rallenta, rallenta, non accelerare, rallenta, rallenta, questa è una fase di passaggio delicatissima. Rallenta. Il tuo fuoco interiore è quello che deve essere acceso e appassionato. Rallenta, 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 stai per essere maturata, partorita. E questo è il passaggio fino a, stavo dicendo prima, e a fine gennaio, nella notte tra l'1 e il 2 febbraio, che è la notte della candelora, per me è il giorno più importante dell'anno, nonché della mia vita, è la presentazione di Gesù al Tempio, così a livello simbolico, la luce si è fatta carne e viene presentata al mondo, il vostro parto, io vedo il vostro parto in quella notte della candelora. Va bene, quindi rallentate. Se state vedendo questo video ad aprile del 2052, non so se è uguale. Quello che vi risuona ne fate tesoro, ok? Va bene, adesso voglio andare a mettere altre di queste. Ancora il messaggio per il collettivo. Io andrei sullo sciamano questo adesso. Vediamo, vediamo. Messaggio della porta stretta. Messaggio della porta stretta per i miei ragazzi, della comunità e per tutto il collettivo. Qual è il messaggio ancora? La raccoglitrice, godi dei frutti che ci sono adesso, perché sono la bellezza che adesso di cui tu devi godere. La raccoglitrice dice: raccogli adesso i frutti che hai seminato fino a questo momento e godi. Godere, come vi dico sempre, dovete imparare a godere, significa godete, non ci sono sensi di colpa, non ci sono, ok? Imparate a godere, godete. La raccoglitrice gode dei frutti che ha già seminato e che sono maturi già adesso sull'albero, non pensa a quelli che devono ancora nascere. Godete, rallentate, godete, godete. Il godimento porta a generare frequenze molto alte. Il godimento del mangiare un buon frutto, di un buon pasto, di un caffè vicino alla finestra, guardando un albero, guardando il mare. Godete, sentite Dio che vi incarna. Wow. Ok. Un'altra. 21 poi, eh? Nuovo ciclo, Arcano Mondo. Guarda, abbiamo appena parlato del fuoco. Il fuoco. Questa è la fiamma cristica, ragazze mie. Godete e alimentate il vostro fuoco interiore. Godete e alimentate il fuoco interiore. Mi sta venendo in mente una scena del maestro di arti marziali che lo invitano a combattere.
Allora arriva sul, non so come si dice, il ring per i pugili, ma come si chiama? Vabbè, la zona dove deve combattere. Ve la sto dicendo un po' maccheronica. Il vero maestro di arti marziali non combatte più perché sa di essere imbattibile. E guarda il suo avversario e negli occhi emana un fuoco che il suo avversario si inchina. Poi si gira, fa un saluto e se ne va. Ecco, questa è l'immagine del fuoco cristico. Il fuoco, il vostro fuoco cristico verrà messo alla prova in questi giorni. Che significa verrà messo alla prova? Da quello che abbiamo letto prima, no? Dove sta? Gli altri, quelli rimasti fuori dalle vostre zavorre, verrà messo a prova. A seconda del livello di coscienza in cui vi trovate, verrà messo o a dura prova. Oppure a prova. Come si supera la prova? Distacco, che non è indifferenza. È sottile come cosa, è presenza. Guardare con opportunità tutto ciò che accade, né troppo sbilanciati in un senso né troppo sbilanciati in un altro. L'euforia o nella gioia o nel dolore? No, è un equilibrio. Bene? Quindi mantenete vivo questo fuoco godendo dei frutti che ci sono. Ok. Impassibili. Quasi impassibili o impassibili davanti alle vostre contrarietà, alle vostre zavorre. Ok, mettiamola ancora. E avrete una rivelazione. Avrete una rivelazione. La rivelazione è sentire. Qua c'è una figura di una donna, non so se si vede bene qua, che abbraccia la terra. Cioè, è una donna che. È come con le ali qua, no? È proprio il tuo sé superiore che ti guida in questa cosa. Facendo questo che vi sto dicendo adesso, vi guida nella connessione col sé, in modo tale che quelle zavorre vi bussano e voi, ok? Via via. Senza smania, via via. Io ho fatto tante volte l'esempio che io riportavo sempre alla memoria quando avevo un problema, no? Voi siete il cielo. I pensieri, come le zavorre, no? Sono le nuvole. Il cielo non spinge le nuvole, non le manda via. Sa che passano, 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 passano. Ecco, la coscienza è il cielo. Il vostro sé, la vostra anima è il cielo. Le nuvole, i pensieri, le zavorre, sono le nuvole, appunto, passano, passano. Non date energia alle nuvole, sono nuvole. Passano, ok. E la prova è proprio quella che vi mettono delle nuvole per vedere se voi le lasciate passare. Non che le se voi date energia alle nuvole, le bloccate. Mi spiego? Le fate ingigantire. Ok. Adesso andiamo a metterci. Adesso, ma tu stai prendendo, io sto parlando, sì. Andiamo a metterci. Questi altri, gli star code, canalizzati da Ange Vadan si dice, messaggi stellari di Venere, Pleiadi, canalizzate da Ange Vadan, che ci stanno sostenendo tutti, questi esseri di luce, oltre ai Lemuriani che sono su questa terra, in quinta dimensione. Andiamo a vedere. Messaggio per il collettivo, passaggio per la porta stretta. Ok, numero 28. Siate attenti ai vostri gesti, alle vostre parole. Siate consapevoli delle motivazioni nascoste dietro ai vostri atti. E allora percepirete quanto spesso il vostro far bene sia motivato dal desiderio di essere amati, accettati, riconosciuti. Ok, è molto profondo questo messaggio. E ti sta dicendo di chiederti il perché
di ciò che stai pensando, il perché di ciò che stai dicendo, il perché di quello che stai facendo. Qua dice, spesso dietro il nostro far bene c'è il desiderio di essere amati, accettati e riconosciuti. E quello fa parte di una ferita. Allora fate cose che per quanto meno, quanto più è possibile non abbiano questo assunto, non abbiano, cioè non fate cose per il desiderio di essere amati da un'altra persona, di essere rispettati da un altro. Siate l'essenza che vi incarna. L'essenza che vi incarna è Dio. Dio non mercanteggia l'amore di un suo adepto, non mercanteggia l'amore o la compassione di qualcuno. Allora, Dio sapete com'è? Dio è come il sole. Il sole è l'amore incondizionato. Il sole scalda tutti, indipendentemente se siamo buoni, cattivi, assassini, omicidi, tutti. Il sole scalda tutti. Questo è un assunto che bisogna tenere presente quando parliamo di amore incondizionato, no? Ma per questo che ci dicono gli Star Code, in questo caso non fate delle cose perché volete l'amore in cambio o la di quella persona o di quella o volete che quella situazione vada a vostro favore, allora vi, cioè, come posso spiegare questa cosa? A quest'ora della notte non è mai. Allora, mi sta dicendo qua, non fate le cose per un rendiconto egoico, perché avete la ferita del rifiuto, dell'abbandono, del tradimento, ok? Non lasciate che i vostri desideri siano motivati dalle vostre ferite. Oh, questo volevo dire, cazzo, scusate, mi uscita. Non lasciate che i vostri desideri siano motivati dalle vostre ferite. Questo è il succo di questa carta. Va bene? Ok, mettiamone un'altra. Messaggio per il collettivo. 43. Consentire a ogni forma di vita che incrociamo e che capta la nostra attenzione di esprimere ciò che di più bello ha in sé. Non è forse una delle mete della vita? Questa è una carta stupenda. Ripeto, consentire a ogni forma di vita che incrociamo e che capta la nostra attenzione di esprimere ciò che di più bello è in sé. Non è forse una delle mete della vita? Cioè, vedere nell'altra, supportare l'altra persona nel manifestare quello che di più bello c'è in lei o in lui. Non è forse una delle mete più belle della vita? Cioè non è meraviglioso supportare la bellezza di un'altra persona, supportare l'ampliamento di un'altra persona, supportare quello che di più bello ha da mostrare l'altra persona? Cioè qua sta dicendo consentiamo all'altro fuori da noi di vivere nella bellezza e nell'autenticità che lo incarna. Consentiamo all'altro la libertà di esprimere la bellezza che lo incarna in qualità di essere divino che sceglie di fare un percorso sulla terra. Consentiamo all'altro di essere magnificamente quello che è sempre stato destinato a essere. Questo come presupposto ha però consentiamo a noi stesse e a noi stessi di essere la divinità che ci incarna. Cioè diamo all'altro l'opportunità di esprimere la bellezza che lo incarna. Senza giudizio, senza pregiudizio. Ok? Uff. Mettiamoci un'altra carta della Dea. Poi forse vado a dormire. Anzi, metto una Dea e gli angeli. Messaggio per il collettivo, per favore. 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 La quiete. Calma imperturbabile davanti a qualsiasi cosa accada all'esterno. Quiete. Quiete. Calma imperturbabile. Arriva un'emozione, la faccio fluire, poi calma. Imperturbabile.
La realtà fuori non devi credere a ciò che vedi. È un videogioco, come vi dico sempre, è un gioco, caspiterina. È un gioco. È la prova di quanto sei evoluta dalle tue emozioni negative. Mettiamo un'altra. Ci stiamo adattando a questo passaggio dalla terza, quarta, quinta dimensione. È un momento di passaggio e questo anno in particolare ci vuole distaccati da ciò che succede all'esterno in qualità di presenza. Ciò vuol dire anche non giudizio, né nel male né nel bene, vedere ciò che accade, farne esperienza e proseguire verso la propria intuizione. Ci stiamo adattando in questo passaggio, è una fase di mezzo, è la fine del Kali Yuga, il periodo più nero dell'umanità. Se ci siamo incarnati in questo periodo storico è perché avevamo gli strumenti per farlo, ok? Ci stiamo adattando, ok. Andiamo a vedere cosa avviene dopo l'adattabilità. Qua abbiamo trascendere il passato, le emozioni negative del passato. Quindi trascendere l'aspetto negativo del passato, il passato è riferito alla terza dimensione, quindi alla dualità, quindi a tutte le zavorre emozionali che riguardano un karma fatto di paure, angosce, frustrazioni, rabbia, desideri egoistici di rivalsa, perché spinti dalle ferite quei desideri lì. Quindi ci stiamo adattando tra il passato e il futuro, è una situazione di adattabilità adesso. Prendere il meglio del passato, che ha a che fare con la bellezza delle esperienze vissute, guardare l'opportunità anche nelle situazioni negative che abbiamo vissuto nel passato, ci stiamo adattando in questa forma. Ok? Mettiamone un'ultima della Dea. Il tempo. Quiete tempo. Il tempo vi darà le risposte. Siamo in una fase di gestazione della versione del Dio che ti incarna. È proprio una fase in cui ti viene chiesto pazienza, adattabilità, pazienza. Pazienza. Perché qua ci sono delle forze cosmiche inaudite che la nostra mente non può nemmeno minimamente immaginare. Ok. Adesso andiamo a metterci i messaggi celesti degli angeli. Cosa ci dicono gli angeli della luce? Affidati alla forza dell'amore e al discernimento. Il discernimento è proprio il distacco da ciò che ci accade all'esterno e anche da ciò che ci accade. Aspetta, ve lo spiego bene. Il discernimento ve l'ho spiegato sempre negli ultimi tempi, è diverso dal giudizio. Il giudizio ci dice, e lo ripeto, questo è brutto in modo assoluto, questo è bello in modo assoluto. No, il discernimento dice, questo va bene per me, questo non va bene per me. E quindi ciò che andava bene per me prima, magari fino a un'ora fa, non va più bene. E quello che a me andava bene fino a un'ora fa può andare bene per qualcun altro. Il giudizio è castrante. Il discernimento, separa, cioè non separa, il discernimento è l'ottava alta del giudizio. Ci permette di guardare le cose in modo sereno. Questo va bene per me, questo non va bene per me. Quindi in questa fase diamo forza al discernimento, non al giudizio. Quindi ci arriva qualcosa, questo non va bene per me. Ci arriva un'altra cosa, questo va bene per me. Cioè affidiamoci, siamo in una fase di adattamento al nuovo, non siamo passati in pianta stabile, quinta dimensione, quindi stiamo in una fase di passaggio. Discernimento, quello che ci andava bene fino un'ora fa, può essere che non va bene più nel minuto dopo. Quindi adattiamoci, adattabilità, adattiamoci. Non abbiamo ancora un'identità definita col sé superiore, ok? Non abbiamo ancora un ego strutturato alla frequenza della quinta dimensione, cioè del sé. Di conseguenza, adattiamoci e non ci giudichiamo e non giudichiamo all'esterno. Affidati solo alla forza dell'amore.
Non è il favore degli uomini che cerco di guadagnarmi, ma quello di Dio. Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Questa è un po' come la frase degli Star Code, questa qua. Spesso per il vostro far bene è motivato da desideri animati, dal desiderio di essere amati, accettati e riconosciuti. Cioè, fate ciò che è bene per voi, che non ha a che fare col bene di qualcun altro. Ora, a più livelli è interpretabile quello che vi sto dicendo. Quello che va bene per voi adesso, magari è diverso da quello che andava bene per voi un minuto fa, un'ora fa, un giorno fa, una settimana fa, un mese fa, un anno fa. Non cercate il favore degli altri. Siate autentici e unici come Dio vi ha fatto. In questo modo devi essere servitore della fiamma cristica e quello ti aprirà tutte le porte, tutti i tuoi desideri realizzabili, manifestazioni da un momento all'altro, tutto, 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 senza ostruzioni di sorta. Wow, ragazzi, ok. Io a questo punto, sì, dai, a questo punto vado a dormire, ragazze mie, è stato potentissimo anche questa volta, il passaggio alla porta stretta, ci stiamo già. Quindi, armatevi solo d'amore, amatevi di amore e di discernimento. Spazzate via quei chili di troppo delle zavorre animiche che vi pesano, quelli sono che vi pesano. Quelli sono. Cioè, il vostro destino è passare in quinta dimensione, o sì o sì. Poi là fate, ama e faccio che vuoi. Questa è la legge. Va bene? Ok, ragazzi, ah, qua ci sono i bigliettini. Ragazze, io qua ho dei bigliettini, li ho messi per degli interattivi. Parole chiave. Aspetta, vediamo una parola chiave. Beh, è caduta sola. Il Dharma. Vai verso il tuo destino. State andando tutte verso il e tutti verso il vostro destino. Il Dharma è la fase dopo il karma. Il Dharma è il tuo destino. Il karma è quello che hai scelto per potenziare le armi spirituali che ti rendessero forte per andare per libero arbitrio verso ciò che veramente sei, cioè il Dharma. Stiamo andando verso il Dharma. Va bene? Il destino. Un'altra. Severità. Allora, siate severissime con le vostre zavorre, che poi hanno a che fare con l'ego, eh? Siate severissime, siate severissimi con l'ego, severi. Severità. Severità con l'ego. Un'altra. Mi sono girata tutta, prendo questa. Beh, non potevamo che chiudere con la carta. La leggete, ragazzi, sì. Amore. Amore. Io sono amore. Io sono pura luce. Io sono amore. Io sono amore. Io sono amore. Le mie energie femminili e maschili sono in perfetto amore e cooperazione. Io amo passionalmente il mio sé superiore. Io ti amo, sei superiore. Io ti amo, anima mia. Io ti amo, anima mia. Io ti amo, anima mia. Va bene? Ragazze mie, ragazzi, è stato meraviglioso, potentissimo. Adesso svengo sul letto. Ok. Quindi, detto questo, vi ringrazio. Avete fatto e continuate a fare. Tutte insieme lo facciamo un lavoro incredibile, straordinario. Madre Terra e i maestri sono felici di noi, ve lo posso garantire. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!